Buongiorno! Non farò vedere nessuno perché penso che non vogliano mostrarsi. Giuro sì. Eccola! Ci siamo appena svegliate, veramente appena svegliate. Sono le 10:30 passate e abbiamo dormito un sacco, anche se ieri non siamo andate a letto troppo tardi, era tipo l'una, 1:30. Sto parlando con la Laura, che è al di là della macchina fotografica. Invece la Maddy su di sopra sta scendendo, anche mia sorella si è svegliata. E oggi è il giorno della Befana. Infatti ci siamo svegliate e... Oddio, ci sono delle calze piene! Oddio, c'è un regalino! Chissà che cosa ci avrà portato la Befana. E tra l'altro, nella inquadratura, non so se l'avete visto, ma qui... C'è la famosa poltrona di Juno che avete visto durante i Vlogmas, che aveva un fantastico plaid tutto rosso, ma lei l'ha sporcato, l'ha distrutto tutto, quindi siamo passati già alla moda estate 2018, anche se è un po' presto. E quando sono scesa il... Mi sono avvicinata perché volevo girare l'inquadratura. Quando sono scesa l'albero di Natale era spento, ciò significa che non c'era per niente la magia del Natale, anche se è Natale passato, ma ora è tornata. Ma per pochissimo, perché tra poco purtroppo dovremo tirare giù tutte le... Juno, non devi fare così, amore! Vabbè, oggi Juno vuole fare stretching sul puff. Ma è una cosa normale questa? È una cosa normale? Comunque sì, non vedo l'ora di non mettere giù le decorazioni di Natale, non voglio assolutamente. Però allo stesso tempo, dai, è arrivato anche il momento. Non lo so, non so come sentirmi al riguardo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti voi quando togliete l'albero anche con la famiglia, se la togliete tipo subito dopo la Befana, se l'avete già tolto, se aspettate fine gennaio, non lo so, fatemelo sapere. Noi di solito dopo la Befana basta, si torna alla normalità. Abbiamo deciso di fare subito la colazione e io è da qualche giorno che come colazione mi faccio questa cosa qua che è buonissima. Non è molto invernale perché all'interno di questo frullato ci sono i frutti rossi, come si dice, i frutti rossi surgelati, ecco sì, i frutti rossi surgelati. Ecco qua, praticamente è un'alternativa al latte con i cornflakes perché i cornflakes ci sono, però come base c'è questo frullato banana e fragole, non i frutti rossi, non li ho ancora usati quelli, quindi solo fragole e un po' di succo d'arancia. Poi qui abbiamo un bel cappuccino con la marmellata, il cappuccino però vabbè, mia sorella ha già finito. E qui, ma tu Maddi invece cosa che hai lì dentro? Solo il latte del cappuccino. Solo il latte con gli abbracci. Non dirò buon appetito perché è semplicemente la colazione, però buon appetito. Bisogna leggere tutte le regole perché mio papà ha detto che sono Sa se completamente si parla diverse. con me. Sì, anche con la Maddi sta parlando. No, di qua iniziano. Perché dice che se sai le regole del Trivial Pursuit normale, quello classico, dimenticatele tutte perché qua è diverso. Infatti vedo che ci sono un sacco di cose, tipo ci sono tutte queste postazioni. Adesso apriamo tutto. In sottofondo non so se l'avete notato, ma abbiamo messo di nuovo le canzoni, ovviamente, di Natale. Tanto è l'ultimo giorno. Abbiamo finito di giocare a Trivial. Io non so mai come pronunciarlo. Trivial, sì, è scritto Trivial. Io dico sempre Trivia, vabbè. Comunque, abbiamo finito di giocare e ho vinto io! Yeah! Però abbiamo giocato solo una volta perché è abbastanza lunga come cosa. Però è stato divertente. E adesso ci siamo messe qui sul divano. Anzi, la Maddi sta facendo i compiti. Più o meno. Mentre io e la Laura siamo qui sul divano e ho tirato fuori le cose che mi ha portato oggi la Befana, oltre a Trivial, ovvero tutte cose super sane. Buone. Cos'è che hai provato? Di Queste? mela. Stiamo provando le patatine alla mela, cioè patatine di mela, quindi non sono patatine, e sono abbastanza... Cioè, inizio la patatina, poi dopo ti sorprende. All'inizio è tipo acida, poi alla fine sa proprio di Questo. mela. Poi ci sono le noccioline, ci sono gli Hack Kenji disidratati. No, questi in realtà non mi piacciono perché sono stra acidi. Io sono il divano così. Provali. Ah, e questi?
Com'è? Gli kanji sono no, molto forti. No, sono fortissimi. Poi ci sono viva il mirtillo. Ci sono i mirtilli disidratati. I datteri, vado subito a prendere i datteri. Voglio mangiarmi assolutamente questa barretta ai semi di sesamo, che so che questa mi piace un sacco. E poi ci sono anche tantissimi, oltre che mandarini, ci sono anche tantissime prugne secche. Però adesso mi vado a prendere anche i datteri, quelli non caramellati, proprio i datteri presi al mercato, buonissimi. E adesso mi provo anche questi mirtilli disidratati, che non so come saranno. Comunque quest'anno la Befana è stata molto salutare. Mentre la Laura e la Maddi continuano i loro compiti, io prima di tutto ho dormito un pochino. Ho dormito un pochino perché ero lì sul divano insieme a loro. Cioè loro erano sul tavolo a fare i compiti mentre ero sul divano. E dopo un po' ho detto vabbè, dormo. Però ho dormito mezz'oretta, niente di che, diciamo. E adesso sono qua in cucina perché devo sistemare appunto le cose che ha portato la Befana, tipo appunto le prugne secche e tutto il resto. E quindi mi è venuto in mente che, già che c'ero, visto che in questi giorni ho preso un po' di cose nuove da provare per vedere di cercare di mangiare un po' meglio, ho deciso di sistemare il reparto, cioè questo cassetto qua, che sarebbe il reparto dedicato agli snack, alle cose buone, diciamo, da usare per colazione o per merenda, quindi maggiormente dolci, e c'è sempre un casino. Quindi sto vedendo un po' cosa buttare, cosa tenere, cosa mettere in questi pratici sacchettini dell'IKEA. Io adoro utilizzare questi sacchettini. Infatti ho creato... Dov'è che l'ho messo il sacchettino che ho creato di già? Ah, eccolo. Ho creato questo sacchettino qua unendo le nocciole e i vari frutti disidratati. Quindi questo è un altro. E pian piano sto creando spazio. Infatti qua c'è un casino perché sto appoggiando tutto sopra. Sto cercando di dividere tutto, compresi anche i tè e le tisane, che in questo periodo mi stanno piacendo veramente tantissimo. Devo dire che non è stato molto difficile. Ho già finito e saranno passati, boh, neanche 10 minuti. Sono molto soddisfatta. Non sembra molto ordinato così, però le scatole sono quelle che sono. Ma vi assicuro che è tutto ordinato secondo un ragionamento, chissà quanto. Comunque qua rimane un po' di spazio per future cose da aggiungere. Infatti dobbiamo anche andare a fare la spesa adesso nel weekend. Quindi questo è il risultato finale, che ora chiuderò. E tra poco andrò su di sopra a prepararmi, anche se stasera semplicemente... Ma mi sembro sempre super zoomata. Anche se stasera semplicemente andremo a mangiare il sushi, noi tre insieme. Quindi non è che mi devo preparare chissà come, semplicemente magari mi metto qualcosa. Cosa hai detto? Grazie. Grazie. Perché? Importanti. No, la cosa che dobbiamo fare non richiede, diciamo, una preparazione. Però sicuramente mi cambio la felpa e magari mi trucco leggermente, più che altro per coprire i brufoli. Tra l'altro vi devo anche far vedere la scoperta dell'anno che ho fatto ieri, ovvero che i buchi che ho alle orecchie, che pensavo fossero chiusi tipo da 7 anni, in realtà sono aperti. Quindi ieri ho comprato da Urban Outfitters 2 nuovi orecchini. Oddio, ho tutti i capelli incastrati nelle ciglia. Ho comprato 2 nuovi orecchini e stasera li sfoggerò, anche se non sono nulla di particolare perché sono i classici cerchi. Però voglio metterli perché per me è una novità poter mettere gli orecchini. Scusate il disordine, ma come sapete ogni anno quando vengono qui la Laura e la Maddi stiamo ovviamente tutte e tre nella mia camera, e quindi già io sono una persona disordinata, in tre c'è un casino. Però siccome mi sto truccando, volevo farvi vedere il primo step, ovviamente esclusa la parte skincare, che prima del fondotinta mi metto un sacco di creme, un sacco di cose. Comunque il primo passaggio è stato mettere il fondotinta, che vi ho fatto vedere anche nei preferiti dell'anno, che ho pubblicato sul canale principale, link in descrizione. È questo qui, il mio fondotinta preferito, che è di NARS, ed è lo Sheer Glow nella colorazione Light 4. Quindi me lo sono messa con la Beauty Blender. E siccome voglio farmi un trucco leggero, ma questa volta, stasera, voglio farmi un trucco davvero leggero, ve lo giuro, sarà leggerissimo, vado ad utilizzare il mio correttore, il mio solito correttore, che è sempre di NARS, è questo qui, e si chiama Radiant Creamy Concealer nella colorazione Light 1. Li potete trovare da Sephora questi prodotti, comunque vi lascerò qui sotto in descrizione i link, perché adesso che ci sono i saldi non ne ho idea, però magari qualcosa, c'è qualche sconto con la carta, se avete la carta di Sephora magari che c'è qualche sconto, non lo so. Comunque vi lascio il link in descrizione dei vari prodotti che vi mostro. Questo qui, che è il mio solito correttore, che di solito ne metto tantissimo, oggi ne andrò a mettere veramente pochissimo,
giusto perché voglio fare un look leggero. Quindi lo vado a mettere sicuramente qui sotto per illuminare lo sguardo e poi un po' sul mento, perché siccome ho un po' di brufoli sul mento mi piace comunque metterne un po'. Quindi semplicemente faccio così e un pochino sul naso. E basta! Ed eccoci allo step 3, che in realtà è lo step 4, perché mi sono fatta anche le sopracciglia, solo che per le sopracciglia ancora non ho trovato proprio i prodotti perfetti, li cambio continuamente, uso un sacco di marche diverse, uso Nabla, uso Anastasia Beverly Hills, uso Benefit, quindi non c'è una cosa, un prodotto specifico che ho da consigliarvi, perché io per prima ancora non sono esattamente sicura del procedimento che utilizzo per farmi le sopracciglia. Quindi ve ne parlerò più avanti quando avrò altri prodotti che appunto ho provato e mi sono piaciuti. Mentre per il contouring, che ho appena finito, utilizzo le mie due palette per contouring preferite. Una è questa qui ed è quella di Kat Von D in polvere, che ha tutti questi bellissimi marroncini, e questa invece è la Naked Skin Shape Shifter di Urban Decay, che ha la particolarità di essere sia in polvere sia in crema. Però io oggi ho utilizzato solo la parte in polvere, che è la, diciamo, la parte che utilizzo sempre per essere più veloce. E poi utilizzo vari pennelli diversi, l'ultimo è questo per sfumare il tutto, mentre inizialmente utilizzo questo qui più preciso di MAC. Adesso vado a mettermi un po' di ombretto, però in realtà per fare veloce, perché appunto sarà un trucco super naturale, metterò semplicemente un po' di bronzer, gli stessi che ho usato per le guance, anche sugli occhi con un pennello da sfumatura super veloce. Tra l'altro non so se lo avete notato, ma sto quasi per togliere, barra ho tolto, le extension alle ciglia, quindi mi metterò anche poi il mascara perché sono nel procedimento di toglierle completamente. E adesso è arrivato il momento dell'illuminante, il mio momento preferito, perché cambia totalmente il look. E ovviamente metterò un illuminante di Jeffree Star, il mio preferito in questo periodo è Uranus, perché è chiaro, quindi va bene per il mio incarnato, però è anche con un sottotono dorato, vedete quanto è dorato, e quindi lo adoro perché mi riscalda anche un po' l'incarnato, appunto. Vediamo se riesco a mettermelo live davanti a voi in questa posizione con lo specchietto qui, così vedete quanto è bello. Ah, troppo bello. A me piace veramente metterne tantissimo di illuminante. Quindi ora manca solo il mascara. Utilizzerò Day Real di Benefit, e anche qui il mascara è un argomento un po' difficile in questo momento, perché appunto mi sono appena, anzi mi sto togliendo, cioè nel senso stanno cadendo, sto aspettando che cadano tutte le extension alle ciglia per tornare alle mie ciglia, quindi ovviamente da tanti tanti mesi che non utilizzo un mascara per le ciglia sopra, perché sotto ogni tanto lo metto ma non è la stessa cosa. Quindi anche per il mascara dovete aspettare i miei consigli ancora per un po', perché sto ritornando nel mondo dei mascara. Ecco qui il make up finito. Adesso magari direte: Cleo, ma come, non è un make up leggero? Invece vi assicuro di sì, perché ci ho messo pochissimo tempo. La base è molto leggera, infatti da vicino si intravedono i brufoli bellissimi. Poi sugli occhi non ho messo nulla di che, perché appunto c'è semplicemente un po' di ombretto che in realtà è bronzer. Il rossetto, diciamo, è l'unica cosa, se volete, pesante del trucco, e magari lo rende pesante, ma in realtà non lo è, semplicemente mi sono messa un rossetto rosso, perché anche se andiamo a mangiare, e quindi mi pentirò di aver messo un rossetto rosso per mangiare perché va via sempre. Ma siccome ho messo questo maglione, che assolutamente volevo indossare perché l'ho preso ieri da Urban Outfitters, siccome ci sono tutte queste rose rosse, ho deciso che per forza dovevo mettermi un rossetto rosso, quindi ho scelto il mio preferito, che è di Nabla ed è Rumors. Tra l'altro questo maglione qui l'ho preso da Urban Outfitters, che finalmente è aperto a Milano, e ieri siamo andate a fare shopping con i saldi, quindi fatemi sapere se volete sul canale principale una haul degli acquisti con i saldi come ogni anno. Questo è uno spoiler, ovviamente vi faccio sempre gli spoiler nei vlog, fatemi sapere qui sotto nei commenti comunque se vi va di vedere un video sui saldi. E adesso è arrivato il momento che aspettavo da tutto il vlog, ovvero il momento degli orecchini. Ta-da-da-da-da. Ho preso questi orecchini qua, faccio vedere, questi orecchini qui molto semplici, come vedete sono dei cerchi oro, anche questi li ho presi da Urban Outfitters, e siccome io sono intollerante, non so se si può dire anche per il nickel intollerante oppure si può dire solo per i cibi, comunque non è che sono proprio allergica al nickel, però per gli orecchini per me è sempre meglio utilizzare cose nickel free. Quindi da Urban Outfitters ho preso questi orecchini qua,
qua, che sono in sterling silver, se non sbaglio si dice così. Comunque sono al 92% in argento e non contengono nickel, però poi sono effetto dorato. Mi piace molto di più l'oro rispetto all'argento, quindi li ho presi effetto dorato. Adesso me li metto e siccome non sono abituata a mettermeli, perché appunto è tipo da 7 anni che non li metto, lo devo fare senza la telecamera perché ci metterò un sacco di tempo. Poi vi faccio vedere il risultato finale, sarà stranissimo, lo so, perché io ieri quando me li sono messa, cioè non mi riconoscevo, nel senso non cambia tanto, tipo la Laura e la Maddie hanno detto ma sì, stai bene, cioè non cambia tanto, mentre io a vedermi mi sembravo diversissima perché comunque non sono abituata. Non so come sarà la vostra reazione, ma adesso vedrete come sto. Eccomi qua con gli orecchini, oh mio Dio, ci ho messo un sacco a chiuderli ovviamente. Comunque questi sono gli orecchini, sono abbastanza piccoli, però sicuramente ne prenderò anche di più grandi, loro ce li hanno molto più grandi. Voi li mettete? Ah sì, la Laura li ha già su, guardate che belli. Vabbè, sto mettendo la crema, ma carini anche questi, presi da Urban anche quelli, vero? Sì. E niente, mi piacciono tantissimo, per me è una novità e quindi sfoggerò gli orecchini per la prima volta uscendo, perché ieri sera li ho messi qua a casa. E mi piacciono davvero tanto, basta, non lo ripeto più. Vi faccio vedere il mio outfit velocemente. Appunto, ho messo questo maglione che ho preso da Urban Outfitters. Poi porto questo zaino che è enorme e completamente inutile, ma lo voglio usare perché me l'ha inviato Skinny Dip e sono troppo felice perché è bellissimo, tutto peluscioso. Quindi me lo porto anche se non serve. E poi i miei pantaloni, non so nemmeno dove li ho presi, credo siano di Pull&Bear oppure di Zara, perché è questa la sono queste le marche di jeans che utilizzo io. E adesso scendiamo perché dobbiamo andare, dice la Laura che è pronta, anche lei indossa del rosso come me, siamo abbinate, oh my god. E qui c'è Giuno che vi vuole salutare, ciao. Amore, andiamo giù, dai. Eccoci qui, arrivate. Oh. Siamo venute nello stesso sushi in cui siamo venute io, la Leti, la Gloria e la Meli durante il vlogmas, perché mi è piaciuto un sacco. Non vedo l'ora di mangiare i ravioli. È arrivato già l'antipasto. Anche se hanno you can eat, ti danno l'antipasto. È buono? Molto buono. Io e la Maddi non l'abbiamo ancora assaggiato perché abbiamo fatto la lista delle cose da prendere. Oh yeah. E io mi sono data ai ravioli cinesi? No. Cosa sono i ravioli? Giapponesi, cinesi? Asiatici. Da pochissimo. Cinesi. Li ho provati qui e mi sono piaciuti un sacco, quindi questa volta li prenderò sia ai gamberi che alle verdure. Non pensavo mi piacessero così tanto, invece sono buonissimi. Ecco i famosi ravioli, questi sono al vapore e sono alle verdure, mentre questo qui, che praticamente li sto finendo, sono sempre al vapore ma al gambero. Mentre la Laura, Madonna, pensavo di averli mangiati alla carne perché magari si erano confusi, invece no, questi sono al pollo e sono invece alla piastra. E poi abbiamo un sacco di roll, questi sono i miei preferiti. Lei sta già morendo, abbiamo preso anche il sashimi, ma i roll migliori sono questi, che sono i dragon roll, perché hanno dentro il gambero in tempura, fuori sia l'avocado che il salmone. Buonissimo! Momento dolce arrivato e ho preso il cocco ripieno, buonissimo, e ho contagiato anche loro perché l'hanno preso anche loro. Il nostro dolce della serata è il cocco ripieno e il mio rossetto se ne sta lentamente andando. Ovviamente mi stavo dimenticando di finire il vlog, semplicemente perché non sono più abituata a vloggare. Dopo il vlogmas ho fatto la pausa e quindi adesso devo riprendere la mano, anche se non sono passati tanti giorni. Comunque non so se il vlogmas di oggi, non so se il vlog di oggi sia lunghissimo, corto, non lo so. Comunque in ogni caso è il primo vlog del 2018, fatemi sapere qui sotto nei commenti come avete passato il capodanno e soprattutto queste festività, visto che manca pochissimo e poi si ricomincia con tutto. Non so se vedrete questo vlog, credo che vedrete il vlog proprio lunedì, quindi buon lunedì, buon rientro a scuola, buon ripresa della vita in mano, anche io
Oddio, oggi la macchinetta insieme anche al mio telefono non vogliono collaborare. Non mi mette a fuoco. Cioè io non posso dare la buonanotte fuori fuoco. Anche la madre mi vuole salutare. E soprattutto sono tornata a fuoco con i miei bellissimi brufoli. Stavo dicendo che anche io mi devo rimettere, dal lunedì mi devo rimettere all'opera, soprattutto con la camera, perché è ancora natalizia e vorrei lasciarla così per un sacco di tempo, ma non posso. Comunque, io, la Laura e la Maddi vi mandiamo la buonanotte. Domani la Laura e la Maddi torneranno a casa. Sono state qui da martedì. Sì, da martedì, dal 2 fino a domani che è il 7. No, era il 2 martedì. Vabbè, comunque vi mandiamo la buonanotte. Buonanotte!